introduciamo quello che è il tema della giornata allora. Come avete visto dagli inviti, dal programma, ci occupiamo di progettare e costruire edifici a energia quasi zero. Questo è uno dei numerosi appuntamenti organizzati da Edicom Edizioni attraverso la rivista A Zero, appunto. A Zero, per chi non la conoscesse, è una rivista centrata proprio su quelle che sono le tematiche della costruzione a bassissimo consumo energetico, a zero, appunto, tendenzialmente, ma soprattutto a quelle che ovviamente è la riduzione al minimo possibile, tendente allo zero, di quello che è l'impatto complessivo dell'attività edilizia, dell'attività costruttiva e quindi di una delle settori industriali del nostro paese, ma dell'Europa, del mondo, più impattivi da questo punto di vista, ovviamente. Perché è un settore che incide moltissimo come a livello di emissioni e come livello di consumi energetici, ovviamente anche come utilizzo di materie prime e quant'altro. Ci siamo resi conto ormai da lungo tempo che quella strada imboccata da moltissimo tempo non portava da nessuna parte, che era necessario introdurre, cambiare, virare la rotta verso una riduzione dell'impatto complessivo dell'attività costruttiva. E questo è importante, ed è importante soprattutto oggi, innanzitutto dal punto di vista energetico, perché abbiamo un consumo abnorme per quanto riguarda i consumi energetici legati al riscaldamento e raffrescamento degli edifici, dovuto alla scarsa qualità impiantistica e soprattutto edilizia di involucro degli stessi. Abnorme e soprattutto non necessario. Non necessario perché a fronte di consumi altissimi abbiamo risultati dal punto di vista del comfort che non sono paragonabili a quelli che invece sono i consumi dovuti. Oggi sappiamo benissimo che è possibile realizzare e costruire edifici che consumano 10, 20, anche 50 volte meno i consumi odierni e quindi ottenere risultati non solo di comfort ma a livello energetico mostruosamente bassi. E questo inciderà man mano che queste pratiche si diffonderanno e la realizzazione di nuovi o la ristrutturazione di edifici prenderà piede, porterà a una riduzione complessiva di quella che è la bolletta energetica del nostro paese e quindi anche di quelle che sono le emissioni di CO2 e altri inquinanti, e ovviamente questo darà un beneficio complessivo a livello di ambiente e territorio e quindi anche inciderà sulla vita di tutti noi. Ecco perché l'importanza e la concentrazione che diamo a questi aspetti. La giornata di oggi prende lo spunto da quelle che sono alcune delle novità introdotte solo qualche mese fa nel nostro paese. Il recepimento, vedremo poi in che modi e quanto, delle direttive europee che introducono i concetti e gli indirizzi sulla progettazione e costruzione di edifici a energia quasi zero. Direttive che finalmente il nostro Paese ha iniziato a recepire, seppure ancora c'è strada da fare, attraverso il decreto legge 63 che ha ricevuto poi entrato operativamente ad agosto in funzione. Vedremo un po' cosa comporta questo a livello anche di indirizzo nella progettazione e costruzione e poi ci concentreremo attraverso alcuni interventi specifici su alcune tematiche principalmente di involucro, perché l'involucro gioca una parte considerevole in quello che è il risultato complessivo per la riduzione dei consumi energetici. Ci concentreremo su alcune tecnologie come la costruzione in laterizio, ma con soluzioni un po' più avanzate di quelle tra virgolette tradizionali, su sistemi invece, vedremo anche un caso studio, su sistemi che utilizzano altre soluzioni, anche a secco, e soluzioni che riguardano il sistema costruttivo in legno. Chiuderò poi io la giornata tentando di riassumere un po' alcuni dei concetti a resto attraverso le esposizioni di alcuni casi di studio di edifici a zero energia, uno italiano e uno canadese, che tenteranno in qualche maniera di illustrare un po' quelle che sono tutte le tematiche trattate e qualcuna d'altra. Ovviamente in un pomeriggio non riusciremo ad essere esaustivi su tematiche come queste che ovviamente hanno bisogno di molto più tempo, ma cercheremo di dare un inquadramento generale, speriamo il più interessante possibile.